Oggi è stato dedicato un pensiero molto importante ai nostri pazienti, ai nostri prematuri e alle loro famiglie. Oggi la terapia intensiva neonatale di Cuneo ha avuto la fortuna di avere un ospite molto importante, il maestro Mattia Sismonda, grazie all'organizzazione dell'associazione che ci sostiene Voglia di Crescere. Suo invito ritorno volentieri dopo 2 anni, sempre una grandissima emozione suonare, ma suonare in questo posto particolarmente magico. Un piccolo gesto, credo, ma che vuole lasciare un grande segno di vicinanza, un grande segno di speranza e dire dai forza, ce la faremo. L'associazione Voglia di Crescere da tanti anni si sta adoperando per aiutare le famiglie e i bambini nati prematuri e anche in questa occasione abbiamo voluto ricordare questo giorno donando una pompa di infusione magnetica. È una strumentazione estremamente utile che consentirà di non interrompere terapie infusionali anche in corso di esami radiologici quali la risonanza magnetica. Abbiamo anche continuato a tenere aperta la casa delle mamme. Siamo anche molto contenti di sapere che i nostri pazienti e le loro famiglie sono voluti bene anche da altre associazioni, quale ad esempio Cuore di Maglia, che ha fatto dei bellissimi regali per questa occasione, ricordandoci appunto che non siamo soli. O ad esempio anche come la scrittrice Cristina Frascà, che ha avuto ci ha regalato un omaggio del suo libro in cui si affrontano problematiche della prematurità.